Ciao a tutti, è un anno di riprese effettuate al Consiglio Comunale di Pomigliano d'Arco. L'obiettivo era quello di poter attribuire maggiore trasparenza al Consiglio stesso pubblicizzandone ed offrendo un servizio pubblico via web. Nel corso di queste sedute ci siamo resi conto che la maggior parte dei consiglieri risulta essere assente, oppure una delle questioni più importanti, come la votazione del bilancio comunale, è avvenuta attraverso poche alzate di mano, il cui contenuto si è presentato attraverso un cumulo di carte da cui abbiamo appreso che i 2/3 del bilancio finiscono nella monnezza. Questo consiglio comunale sembra essere svuotato delle sue funzioni, come oggi stesso avviene in Parlamento. Fatta salva l'approvazione del bilancio comunale in consiglio comunale, sembra proprio che le decisioni importanti vengano prese altrove. La regione Campania ha stanziato circa 80 milioni di euro per la realizzazione di una struttura denominata Parco di Città, l'ennesimo progetto speculativo, commerciale e immobiliare. A questo punto non sarebbe il caso che, prima di prendere decisioni così importanti, prima di stanziare e affidare una somma enorme di 80 milioni di euro ad un privato, non sarebbe il caso di consultare i cittadini, di farli decidere di quale sarà il futuro della propria città? Qui a Pomigliano d'Arco, urbanisticamente, la partita è pronta. Poter avere un incubatore di imprese che lavora molto sulle tecnologie nuove, sulla sostenibilità, sulle energie rinnovabili, questo serve a completare la città di Pomigliano d'Arco e a farla ad essere davvero uno dei centri produttivi e civili più importanti del Mezzogiorno e dell'Italia. Un altro esempio di project financing a Pomigliano è il bar ristorante L'Applauso, una struttura regalata ai privati e con l'onere della ristrutturazione ma mai ristrutturata. E non si capisce come mai il comune non abbia ancora rescisso il contratto dopo tanti anni. Ciao a tutti, siamo fuori la sede del Palazzo Baronale, sede del Codex, una biblioteca digitale che è stata finanziata con i soldi della Regione Campania. Nonostante i lavori siano stati ultimati da diversi mesi e sono installati già i computer e le attrezzature, la struttura è rimasta chiusa. Sono stati spesi i soldi per la ristrutturazione del palazzo e l'acquisto dei computer, ma adesso sono finiti i fondi e non ci sono soldi per pagare il personale. Forse non interessava creare una biblioteca digitale, ma solo spendere i soldi per realizzarla. Mi trovo fuori uno dei tanti edifici sportivi di Pomigliano. Negli ultimi anni se ne sono costruiti a bizzeffe, scuola di danza, piscina comunale, piste di pattinaggio. Mi chiedo a cosa sia servito tutto ciò se poi questi edifici sono stati affidati a degli enti privati, dato che alla fine comunque le tariffe sono pari a quelle di un ente privato a tutti gli effetti. Noi ci chiediamo quali possano essere i benefici che ne può trarre la cittadinanza da strutture gestite in questo modo. La buona politica passa attraverso la gestione trasparente dei fondi pubblici e la partecipazione attiva dei cittadini alle decisioni che cambiano il volto della città. Oggi la democrazia passa necessariamente attraverso la rete, internet, che ci permette di condividere informazione e di confrontarci. Il presidente Obama, il presidente degli Stati Uniti, mette in rete le leggi e le fa discutere prima di approvarle. Perché in una città come la nostra questo non potrebbe accadere? Quindi il comune dovrebbe garantire prima di tutto ai suoi cittadini il wifi libero e gratuito, come vale per il comune di Pordenone, che è una città di 50.000 abitanti e che ha tutto il territorio cablato in wifi libero e gratuito. Internet deve diventare un servizio comunale, solo così noi cittadini potremo confrontarci e votare
le decisioni per la città. La democrazia partecipata e la sana gestione del comune e delle aziende comunali dovrebbe essere al centro dell'azione politica e amministrativa, ma come abbiamo visto gli interessi sono ben altri: finanza di progetto, appalti e spartizioni. Questa politica, oltre ad essere miope e antistorica, è la politica degli affari personali, dell'arricchimento a danno dei cittadini e delle clientele che per dar posti prosciugano le casse comunali. Bisogna ripartire dalla consapevolezza che questa politica, insieme alla nostra indifferenza, prima ancora della camorra, ci sta rubando il futuro. So beautiful.